Fin da piccoli, per fare una qualunque cosa, fosse anche un castello di sabbia, dovevamo partire dall'idea che in testa avevamo di fare quel castello di sabbia. Crescendo poi ci siamo accorti che le idee diventavano più solide fino a diventare veri e propri ideali, come delle bussole di riferimento senza le quali non potevamo diventare grandi fino in fondo. Nel tempo poi abbiamo scoperto che un ideale ha bisogno di lavorarci sopra, tanto da trasformarsi sempre di più in un progetto, e questo progetto è un punto di partenza per arrivare a raggiungere una meta per noi ritenuta veramente importante. E se parliamo di progetto, dobbiamo per forza parlare di futuro, prendere atto che comunque serve del tempo e quindi un impegno importante, e che servono lungo questo tempo per raggiungere la meta. In questo progetto serve fare delle scelte. Ebbene, questo vale tanto più nella vita di coppia, che porta con sé l'idea del tempo legato al per sempre, le scelte, i nostri sì, e il futuro, il progetto che ognuno come coppia sceglie di costruire. Complicato, ma avrò gli strumenti per farlo? Ma certo, perché bisogna dialogare su questo. Quali sono i vostri progetti come coppia? Ma al di là di tutto, esiste una naturale propensione per costruire in amore cose grandi. Una delle fonti per affermare questo è presa dall'Antico Testamento, dal famoso libro della Genesi, parola che di per sé significa creazione, inizio, partenza, ma è proprio legato al concetto fondamentale, sì, di creazione. Uno dei testi fondamentali è quello in cui leggiamo nel libro della Genesi che Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, dice il libro della Genesi. Maschio e femmina li creò. Insieme sono immagine di Dio. Significa che a questo punto il nostro essere coppia, essere due, essere completati l'uno dall'altro, donati reciprocamente l'uno all'altro, è essere immagine di Dio. Quindi abbiamo questa potenzialità in noi, nell'amarci e nel donarci reciprocamente, che ci fa essere immagine di Dio realmente. Non solo, in quella creazione si aggiunge che Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Non sono due termini che sono sinonimi, anzi dal primo può generarsi il secondo, ma non viceversa. Ovvero, la fecondità è quella capacità di rendere il proprio amore capace di cose grandi, di doni grandi. E in questa dinamica poi può collocarsi anche il dono della vita. Insomma, noi diciamo che nella vita matrimoniale in particolare si sperimenta la capacità di amarsi secondo quel progetto che Dio ha posto in noi, fino a dire non è bene che l'uomo sia solo, a dire cioè che siamo fatti per l'amore. Ogni tanto servono scelte coraggiose anche in amore, come ci racconta sempre il libro della Genesi con le parole di Abramo, che decide a un certo punto di partire. Lui aveva sicuramente altri progetti, ma Dio deve avere parlato a una profondità profonda e intensa del suo cuore, tanto da convincerlo. Ecco, quando la voce di Dio tocca il nostro cuore e ci spinge, noi lo chiamiamo vocazione. Se il progetto è legato al calcolo, la vocazione è legata alla fiducia. Leggiamo quindi nel libro della Genesi come realmente il progetto di Dio è quello di una vocazione alla vita, all'essere sua presenza, ed è per questo che è bene non essere soli, cioè capaci di amore. Rileggetelo un attimo per conto vostro, questo testo di Genesi. Thank you.
Come sempre, poi è opportuno fare un po' di verifica come coppia, chiedendosi un po' quali sono i progetti. E progetti grandi come la capacità di dare la vita, l'avete presa in considerazione? E avete anche mai sentito parlare o parlato di metodi naturali? Dentro la fecondità c'è un altro gesto importante che è quello del perdono. Quanto è la vostra capacità di perdono all'interno della vita di coppia? Vi ricordate, è vero, che esiste anche un sacramento del perdono al quale si può attingere per ripartire? Beh, tenetene conto.